Tadej Pogačar è il vincitore dell'edizione del 2023 del Giro delle Fiandre. Che corridore incredibile che è Tadej! Riesce a vincere i grandi giri, le classiche e le classiche monumento. Ricordiamo appunto che ha già vinto tre classiche monumento: una volta la Liegi, due volte in Lombardia e oggi il Giro delle Fiandre. Ma ora andiamo a vedere gli highlights della gara. Una gara folle, a tratti con delle tattiche incomprensibili da parte delle squadre. Ricca di cadute, con nomi importanti anche nelle cadute. Pronti via, si parte subito qualche ventaglio e poi parte la solita fuga. Fuga che è destinata a durare molto tempo e poi ai 112 km dall'arrivo, a rompere gli indugi tra i big, non è uno dei tre che ci aspettavamo, ma è Mats Pedersen che prova un attacco. In questo attacco va dietro Matteo Trentin in modo molto abile, insieme a lui anche Stefan Kung, Nilsson Paules, Kasper Asgreen e Narvaez. Quello che si forma è un gruppetto di inseguitori di lusso, tanto che fino a un certo punto si pensava che il gruppo non riuscisse più ad andare a prendere questi inseguitori. Però non si era fatto il conto con le persone che c'erano in gruppo. Lo sapevamo, c'erano nomi molto forti, i soliti tre, che da un momento all'altro ci si aspettava che rompessero gli indugi e andassero a prendere il primo gruppetto e poi i fuggitivi. Ai 70 km dall'arrivo poi c'è una grossa caduta che coinvolge Binyang Girmay e altri corridori. Tra l'altro precedentemente un'altra caduta aveva coinvolto tra tutti anche Wout van Aert che l'abbiamo visto sanguinante a un ginocchio. A 55 km dall'arrivo c'è il secondo passaggio sull'Oude-Quaremont. Qui arriva molto forte la UAE, Pogačar prova l'attacco. Resistono sia Van der Poel che Van Aert e insieme a loro si aggiunge anche Thomas Pidcock e Christophe Laporte. Tadej però già da questo primo passaggio sul Quaremont sembra proprio volare oggi sulle pietre e da qui inizia una seconda gara. 44 km dall'arrivo siamo sul Koppenberg. Pogačar prova di nuovo un attacco, ma Van Aert e Van der Poel questa volta non si fanno assolutamente sorprendere e rimangono con lo sloveno. Al 29° km dall'arrivo e poi al 28° km dall'arrivo ci sono i due momenti chiave di questa Ronde van Vlaanderen. A 29 km dall'arrivo Mats Pedersen prova un attacco e esce dal gruppo dei fuggitivi. A 28 km ecco il vero momento chiave della gara. Sul Kruisberg Van der Poel attacca, si porta dietro Pogačar. La vittima in questo caso è Van Aert che va in difficoltà e poi non riesce più a rientrare sui due. Nel mentre provano a portarsi sul gruppo di fuggitivi e Mats Pedersen continua nella sua azione solitaria che intanto ha già guadagnato 34 secondi sul gruppetto. 18 km dall'arrivo c'è l'ultimo passaggio sul Quaremont. Pogačar attacca sulle pietre, Van der Poel inizia a pagare qualcosa. Sembra veramente volare di nuovo Pogačar sulle pietre del Quaremont e in un batter d'occhio riesce a raggiungere Pedersen, ma Van der Poel non molla. Cerca di stare alle calcagna, però oggi lo sloveno è veramente irresistibile. Il Paterberg, l'ultimo muro di giornata, quello anche più duro, e ricordiamo che viene fatto per la seconda volta. Van der Poel vede in lontananza Pogačar a 15 secondi, ma la sensazione che abbiamo tutti è che Pogačar possa andare solo ad incrementare il suo vantaggio sul Paterberg. E infatti così è. I 15 km scarsi che separano il Paterberg da Oudenaarde sono una crono tra Pogačar e l'arrivo e Van der Poel e Pogačar. Ultimo chilometro, Flam Rouge e Pogačar arriva in solitaria sul traguardo di Oudenaarde. E tagliando il traguardo, sigla così la sua decima vittoria in 16 giorni di gara in questo 2023. Un numero incredibile di vittorie e siamo, pensate, a inizio aprile. Secondo posto, un Mathieu Van der Poel che ha speso molto quest'oggi, e al terzo posto uno spettacolare Mats Pedersen. Il grande sconfitto di giornata è Wout van Aert, che non è riuscito a seguire Pogačar e Van der Poel nel momento chiave della gara e probabilmente ha pagato anche la caduta che ha fatto all'inizio. È stata una gara veramente incredibile e il Giro delle Fiandre è una delle gare più spettacolari in assoluto. Ma siamo solo all'inizio della settimana santa del ciclismo perché domenica prossima è Pasqua, però c'è l'appuntamento con la Parigi Roubaix. Intanto vi ringraziamo per seguirci come sempre. Supportateci nei canali che vi lascio indicati qui sotto. Iscrivetevi al canale YouTube e come sempre, buone corse. Ciao.